Questa settimana su Obiettivo Lavoro News, corsi di formazione del Fondo Sociale Europeo, le prossime scadenze. Dopo la pausa estiva riprendono anche le iniziative di formazione cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo e realizzate dagli organismi di formazione accreditati. Proponiamo ai lettori della rivista dell'Agenzia Regionale del Lavoro una sintesi dei corsi che verranno avviati nel medio periodo. Il Consorzio per le Tecnologie e l'Innovazione propone un corso per installatore di impianti fotovoltaici e uno per tecnici contabili. Per avere maggiori informazioni è possibile telefonare allo 0165 36 16 40. L'ENAIP Valle d'Aosta promuove invece un percorso di orientamento destinato a donne straniere e un corso di lingua italiana sempre per lavoratori stranieri. Il numero di telefono in questo caso è lo 0165 23 94 05. Tre invece le iniziative del CNOS FAP Don Bosco di Châtillon. Si tratta del corso di addetto alle vendite, di addetto alla manutenzione di impianti elettrici civili e di tecnico del territorio e nell'ente locale. Per informazioni chiamare lo 0166 5638 26. Infine, Projet Formation propone un corso di qualifica per saldo carpentieri. In questo caso chiamare lo 0165 95 130. Maggiori informazioni sono comunque disponibili sul sito dell'amministrazione regionale alla voce lavoro. Sotto la lente questa settimana, voucher di conciliazione, una sperimentazione in Bassa Valle. A partire dal 15 settembre scorso è possibile presentare le domande per ottenere il voucher di conciliazione, un contributo economico che permette ai cittadini di conciliare i tempi di vita e di lavoro, servendosi dell'aiuto di persone di fiducia che assistano familiari neonati, disabili o anziani bisognosi di cura. L'obiettivo principale del progetto sperimentale è di offrire un aiuto economico per favorire l'accesso ai servizi di assistenza per i familiari. L'area della sperimentazione coincide con il territorio della comunità montana Evanson, Montrose e Valser, Alta Valle dell'Is. Le domande potranno essere presentate presso gli uffici dell'Assessorato regionale delle politiche sociali in località Grande Charrière 40 a Saint-Christophe. E ricordiamo ai lettori di Obiettivo Lavoro News che potranno trovare copie della rivista presso l'Agenzia Regionale del Lavoro, ai centri per l'impiego di Aosta, Morgé e Verrès, all'ufficio Relazioni con il Pubblico Palazzo Regionale presso le biblioteche del territorio. Inoltre è possibile ricevere la rivista in posta elettronica iscrivendosi alla newsletter a partire dal sito www.regione.vda.it alla voce lavoro.